Nuova versione del biscotto saputo. Sono andato a fare il rodaggio. Che meraviglia, ragazzi. Aspetta, aspetta, andiamo a vedere cosa vi arriva a casa. L'imballo, ragazzi, è a prova di corriere maldestro. Gli imballi di saputo sono eccezionali. È un prodotto artigianale. Ha anche gli angoli smussati, proprio come il vecchio. Uguale, anche nella forma, identico. La versione per F1 che sto provando entra perfettamente. Saluto la versione precedente da 6,2 kg e metto il nuovo da 6 kg. Le misure non sono risicate, si inserisce molto bene. È ora di iniziare il test. Esattamente come ho fatto negli altri biscotti. Ah, andate a vedere gli altri video. Metto al massimo il cielo e la platea a 350 e avvio il timer da 15 minuti per vedere quanto si riscalda in questo tempo. Sta scadendo il timer da 15 minuti e il biscotto saputo, la vecchia versione, misurava 303 gradi. Andiamo a vedere questo. Questa è la versione nuova, il saputo nuovo. 295. Sì, 290 gradi, 295. Andiamo a dare il secondo timer. Era di 10 minuti. Andiamo. Sta scadendo il secondo timer che era da 10 minuti. L'altro biscotto, il saputo standard, era, lo chiamiamo standard, era saputo dell'anno scorso versione 2022, era di 406 gradi. 410, 408. Ok, quindi adesso gli do altri 10 minuti allora. Quindi raga, per ora il biscotto nuovo assorbe la stessa quantità di calore di quello precedente. Sta scadendo il terzo timer da 10 minuti. Il biscotto saputo versione precedente misurava a questo punto 467 gradi. Eccolo. 483. Quindi raga, abbiamo recuperato circa 20 gradi, quindi saremmo già alla temperatura che stava infornando con l'altro biscotto, no? Se mi avete seguito, andate a vedere gli altri test, se no non ci capite niente. E non ve li metto qua perché sennò diventa un video di 48 ore. Allora, adesso io aspetterò altri 5 minuti, quindi salirà ancora la temperatura. Andremo a vedere che inforneremo circa 500 gradi sul biscotto, forse anche qualcosina in più. Dai, andiamo, dai. Allora, il tempo è super giù rispetto agli altri test, è uguale, siamo circa intorno ai 40 minuti, eh. Allora, adesso andiamo a misurare, probabilmente la pietra sarà più alta dei 480 gradi, ovviamente. Andiamo a vedere quanto misura. 510, andiamo a infornare. Quindi, raga, ha un boost notevole verso la fine questa pietra. Andiamo a vedere come si comporta. Mitica pappardella. Andiamo a vedere quanto ha perso dopo una pizza. 4,70, 4,60. Ecco, questa è la classica, la verace napoletana, infornata a 510 gradi sul biscotto. Però adesso dobbiamo andare qua da sotto. Se il video ti sta piacendo, seguimi, che io devo crescere. Guarda che leopardatura! Raga. Uè, raga, sono passati 3 minuti, andiamo a vedere se con metà del tempo questo biscotto recupera, perché mi sa proprio di sì. 4,80, 4,90, raga. Allora, anche il tempo si è dimezzato. Fantastico, fantastico. Intorno alle 23:40 circa, alle 23:40 circa circa, sì, beh, scusate, 23:40 circa. Buon proseguimento di serata. Raga, forse questo è un record perché, cioè, almeno personale, 510 gradi sul biscotto, raga, e non si è carbonizzata la pizza, cioè, io veramente. Allora, mi sembrava già impossibile migliorare un biscotto saputo che, raga, è sempre stato decantato come. Decantato? È sempre stato dichiarato come il migliore in assoluto, tanto di cappello, io l'ho continuato a usare fino adesso. Sembrava difficile, sembrava impossibile poter superare le performance del, chiamiamolo vecchio, però ragazzi ci sono riusciti. Io devo fare i complimenti veramente alla Fornace Saputo, ragazzi.